Una giornata all'insegna della scherma, quella tenutasi presso i parchi della Colombo, grazie all'incontro organizzato dalla società Diamante Scherma, durante il quale molti giovani e adulti hanno potuto cimentarsi con uno degli sport simbolo dell'Italia vincente nel mondo. È un'esibizione che tende un pochino a far conoscere questo sport, che è sempre così poco noto, solo magari negli eventi più importanti come le Olimpiadi. Non è dedicata solo ai più piccoli, è a tutti quanti, quindi anche ai genitori, anche ai ragazzi più grandi, agli adulti, a tutti quanti. L'incontro ha visto la partecipazione del delegato allo sport di Roma Capitale Alessandro Cochi e della campionessa olimpionica Arianna Enrico. Avere Arianna Enrico, ovviamente, dopo quello che ha fatto in quel di Londra non troppo tempo fa, ma solo l'estate scorsa, fa sì che la disciplina più importante d'Italia, perché è quella che ha vinto di più nella storia ed è anche quella che ha vinto di più alle recenti Olimpiadi, è sicuramente un motivo importante, sociale, aggregativo, e soprattutto è bello che provino, anche grazie alle scuole del territorio, oltre che ovviamente all'Associazione Sportiva Diamante, da sempre sulla scherma, provino per la prima volta a fare un qualcosa, ovviamente fioretto, di sciabola, insomma le tre discipline che vanno per la maggiore. Arianna, oggi prima edizione dell'incontro con la scherma organizzato dalla Diamante Scherma, perché la tua decisione di partecipare? Qual è l'importanza di questo evento? Beh, credo sia importante far conoscere il nostro sport, purtroppo la pecca è che non si riesce a vedere, quindi la gente, vero, piace, ci seguono alle Olimpiadi, però una volta finite è difficile anche vedere, soprattutto i bambini non hanno la possibilità neanche di provare, quindi queste manifestazioni credo che aiutino il nostro sport ad avvicinarsi o comunque a cercare di capirlo un po' di più. Lei si occupa di scherma da tanto tempo, quanto è diffusa la cultura di questo sport? La cultura di questo sport è molto diffusa in Italia, abbiamo grandissime scuole, forse mi permetto di dire la migliore al mondo, insomma, visti i risultati e le medaglie olimpiche, però vorremmo che fosse ancora un po' più diffusa, nel senso che un pochino negli altri paesi europei, per esempio, le scuole sono meno forti della nostra, ma hanno una diffusione più capillare nelle scuole per i ragazzi, quindi. E quindi questo tende un pochino a diffonderla un pochino di più alla massa della gente che magari non ha occasione poi di vederla in televisione, quindi è fatto principalmente per questo. Purtroppo in Italia c'è il calcio e gira tutto intorno a quello, quindi non bastano i risultati per comunque seguirci di più. È un peccato perché comunque i risultati arrivano e quando andiamo in TV la gente ci segue, ci sostiene. C'è stata una gara a Torino poco tempo fa e anche lì il palazzetto era pieno e c'era tanta gente a seguirci. È un peccato.